Ciao a tutti ragazzi, sono Len e benvenuti in questa nuova presentazione. Oggi sono qui per presentarvi questi bei carri, semirimorchi, chiamateli come volete. Sono fatti molto bene, sono fatti da Offi, che l'abbiamo già visto nel Ricci, l'autocaricante per le balle, quello manuale diciamo, e nello Scania il 124L420 se non erro. Che c'era, che ho usato nella 20ª puntata della serie sul 2013, si chiamava Farming Simulator 2013 hashtag 20, come perdere tempo. Sì. Se non l'avete visto, andatevelo a vedere, è un'altra mod sua quella. Comunque, sono due, uno refrigerato e l'altro centinato. Sono degli Shins, dei semirimorchi abbastanza conosciuti nell'ambito dei trasporti, questi come adesso non mi viene il nome, quelli che si allungano, i Brochwitz, sono i semirimorchi più conosciuti. Allora, iniziamo subito. Come vediamo, sono praticamente uguali, cambiano di funzione. Allora, nel pack ci danno solo questi due semirimorchi che li troviamo in cassoni ribaltabili. Eccoli qua, hanno prezzo diverso perché questo da 38.000 e questo qua, che vedete non è refrigerato, sì, non è refrigerato, scusate ragazzi, non, sì, non è quello col frigo, chiamiamolo così, e questo invece è quello col frigo che costa di più. Secondo me, sì, è stata fatta una cosa perché il frigo ha tutto l'impianto, eccetera. Comunque, io comprerei questo perché questo ha tutte le funzioni di questo, almeno mi sembra. Poi andremo a vedere dopo. Invece questo, per esempio, non possiamo tirare, aprire le centine qua. Adesso magari chiudo questa di qua. In un padotto si chiude qui, tac, bello anche che si allunga, diciamo così. Si chiudono qui tutti tiranti, chiamiamoli così, tipo carro di ago, e si va a chiudere praticamente. Cosa molto bella. Noi poi se andiamo qui più o meno, clicchiamo il tasto numpadotto sempre, comunque F1 vi dice tutto. Ci mette questi planks, chiamiamoli così, lui li chiama così, che praticamente ci tengono il carico fermo. Vedete, hanno un'unica collision e niente, è molto comoda. Tra l'altro, se noi andiamo qui dove c'è, fammi andare piano, questo qui, anche qua più o meno, possiamo aprire le due porte dietro e da sopra il camion, che poi vi faccio vedere dopo, premendo un pad 9, scendono le rampe come in culo là. Adesso richiudo perché vi voglio far vedere. Qui le ADR sempre con numpad 8, le mettiamo, le togliamo, togliamo quella di Oxider che dovrebbe essere comburente, che qualcosa funge da comburente, mi sembra di averlo studiato in chimica ma non ne sono sicuro, e quello 50-2077 non mi ricordo che prodotto è, però praticamente sarebbe una dei prodotti infiammabili, non so, 50-2067. Adesso non sono stato qui. Comunque, hanno la possibilità di alzare l'asse col tasto V da sopra il camion. Le ruote sembrano quelle di Euro Truck Simulator 2. Secondo me sono state rimesse ed è stato aggiunto un sacco in mezzo. Si posizionano i cunei di stazionamento, molto bello. Qui sotto abbiamo, vabbè, la ruota, non abbiamo tanti dettagli. Abbiamo l'elefante di Schmitz, Schinz, chiamatelo come volete. Vabbè, lasciamo perdere. Oddio. Saliamo su questo. Allora, qui non abbiamo possibilità di tirare, vedete, cosa, perché comunque è tutto un pezzo. Col numpad 9 tiriamo su e giù queste rampe. Vedete, su e giù. Praticamente adesso, vabbè, compro un attimo un trattore veloce. Compriamo questo Steyr, va benissimo. Dai. Tanto anche se scendete, anche se staccate, continua a
andare giù le rampe e a fare quello che deve fare. Speriamo che ci stia lo stair. In teoria, ecco, sì, aveva un unico. Non solo come carri. Madonna, come si muove. Ci vorrebbero dei piedi di stazionamento, forse. Forse questo trattore è anche troppo grande. Compriamo il T4, va. Non sono come i carri di Big Boss, quelli che c'erano per il 13, adesso sono stati convertiti per il 15, prima il 2 assi e poi il 3, che avevano la possibilità di allargare e stringere le rampe. Erano quelli? O era il Gal Trailer? Il Gal Trailer di sicuro, quelli lì mi sembra anche di sì, ma non mi ricordo bene. Vabbè, lampeggiante, fare i suoi. Arriviamo qui, possiamo chiudere, tirare sulle rampe. Perfetto, abbiamo come vedete l'asse che va su e giù, ma non mi sembra il caso di tirarlo giù. Anche se sembra appeso un casino. Con la O, in genetto gli add, possiamo fare attack object solito. Oddio. Ok, detach object. In teoria la aia, ho tirato via l'altra. Li ha attaccati, l'ho attaccato. Vediamo, sì, penso proprio di sì. È così attaccato. Non ho capito ancora cos'è quel AC turn on, turn off. Comunque, vabbè, io adesso sto andando via con le sponde aperte. Nel massimo del realismo. Per detacciare gli object, non so. Ehi, dai, questi add. Detach. Se lo stacco, lo riattacco. Ah, boh, vediamo se col trattore ci fa scendere. Non l'avevo provata sta cosa. Allora potrebbe essere, ragazzi. Ah no, non l'ho staccato. Ora forse sì. Potrebbe essere questa qui che mi dice. Sì, vedete. Vabbè, tu aspetti. Volo al T4. Attach, detach, object. Potrebbe essere una mia. Ho la Ensign Jbeirge installata e ha questo tipo di mod qua. Tra l'altro dice che ha anche una capacità, io non so, non ho provato, adesso proviamo assieme, aiuto. Comunque è una sorta. Sì. Oddio. No, che bello, ragazzi. Sì, vabbè, non ho neanche visto se si può aprire qualcosa sul tetto, a dire il vero, no. Backdoors non dovrebbe aprire anche sopra. No. Bello ragazzi, bello bello questa cosa qui. Tiene 32.000. Magari. Non so. Magari lo alzerei un pochettino. Almeno farle due piani. Ma magari metterlo a 60.000. L'altro in teoria è uguale identico. 32.000. Vabbè, scritto in tedesco per cui non l'ho letto. Niente, bella sta cosa. Peccato un po' che si attacchi, cioè che succeda questa cosa qui del che entra praticamente in quel modo e poi diventa sacchi, ma va bene. Ah, così scendono piano piano. Il rimorchio si alza. Ah, comunque, scusate, non vi ho fatto vedere prima, adesso lascio aperto per non fare. Non impiegare troppo tempo. Comunque. Ah, tra l'altro mi scuso della mancanza dei video, ma ragazzi, non ho molto tempo. Si abbassa talmente tanto che l'asse va a toccare in terra. Appena si arriva al 100%. Non penso ci sia un. Aiuto, un plane. Comunque, cioè. Infatti questi sacchi sono contemplati, diciamo. Ah no, non si abbassa. Prima mi sembrava che fosse bassa. Forse perché prima ho caricato qui davanti. Non lo so. Adesso non ho tempo di star qui a provare. E, tra l'altro vi dicevo, nell'archivio, che non dovete anzipparne niente, è tutto uno. Vi dice anche che. Cioè, praticamente vi danno in teoria l'I3D di uno, l'I3D dell'altro. E in teoria anche dei sacchi. Infatti ho detto cosa sarà il terzo? Sarà il camion perché. Scusate, colpo al microfono. Perché praticamente fanno vedere che c'è anche un Mercedes Actros MP4 e un DAF XF qualcosa. Non so.
Tra l'altro, adesso vi faccio vedere sganciandolo anche da vuoto. Passiamo là, se no gira. Qui al plane, al, scusate, non il plane. Oddio. What? Ah, forse perché sarà pieno. Quello prima vuoto non lo faceva. Cioè praticamente da vuoto, questo qui dovrebbe farlo. Ha il collision che sembra un po' tanto basso, un po' più basso rispetto al vero semirimorchio qua, vedete. È un pochino più basso, sembra a livello qui di questi. No, neanche più basso. Quindi se voi andate indietro, vi tocca un po' praticamente. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Oh, ma cos'è? Comunque, prima arrivavo, ecco, vedete, fa questo saltino perché praticamente sale lì la ralla o il camion, adesso non so bene. Comunque prima saltava di più, ve lo posso assicurare. E niente, questo qui penso sia la stessa identica cosa, quindi è una sorta di come c'era nel MAN che c'era per il 2013. Più o meno la stessa identica cosa, fatto un po' diverso. È una beta 0.6, sempre come vi ho detto fatta da Offi, che l'abbiamo visto per il Ricci. Quello lì fa poche mod, ma secondo me le fa buone, ma buone. Come fanaria va bene, si illumina anche la targa, come vediamo si illuminano qui le luci, queste qui di ingombro in teoria. E anche queste qua qui anche sulla destra hanno cambiato le luci al MAN. La Jans ha cambiato le luci al MAN, ce l'ha messa anche sotto. Abbiamo anche queste qui davanti e sopra, e abbiamo poi i freni e lo stop, la retromarcia e le quattro frecce, tutte le frecce, vabbè, non sono quattro. Come vedete abbiamo tutto, retromarcia, freno e molto bello, che sono a LED come il Lilkan, quello di BM Modding. E niente, tra l'altro è stato fatto anche con precisione perché vedo che non c'è troppe. Tra l'altro questo qui è anche il sito, il numero non penso sia quello giusto. E ciao Elite Modding è il sito www, sono andato anche a visitarlo. Ma non ci ho capito tanto perché è fatto a mo' di forum al posto di sito web, quindi è un po' un casino, poi tutto in tedesco, ho lasciato stare, cioè l'ho aperto ma non ho fatto niente. Link in descrizione. Comunque si spera che verranno fatte nuove versioni, magari con due piani o cose del genere. Comunque penso possiamo lockare anche balle, cose del genere. Tra l'altro possiamo aprire anche le porte da dentro, perché il trigger qui lo segna tutto uno, poi in realtà qui ci sono tre trigger, no, due, scusate. C'è questo qui delle porte, questo qui dell'ADR. ADR? Ah, beh, si vanno a intersecare. No, due, perché la porta è solo una, scusate, fail. E poi qua ci sono i planks, che non so dove è indicato il trigger. Ah, qui. In teoria dovrebbe essercene uno, non lo so. Comunque funziona, l'importante è quello. Adesso io chiudo tutto perché sennò qui entra aria. Chiudiamo il telone, chiudiamo i planks, chiudiamo le porte senza chiuderci in mezzo noi. Questo si chiude, forse devo chiudere prima quello. Quindi link in descrizione. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un bel like, a scaricarlo perché è davvero una ottima mod secondo me. Possibilità che venga aggiunta nella serie, dato che mi piace molto da trasportare i mezzi, quindi niente. Tra l'altro ha anche asse sterzante, ovviamente il primo non lo so, no, primo no, solo il cargo bull SB e qualcosa ce l'ha. Io vi ringrazio per la visione ancora, da Aden è tutto, ciao a tutti.